Sono 19 i senatori di Alleanza Liberal Popolare Autonomie, il gruppo parlamentare fondato da Denis Verdini. Numeri sempre più determinanti a Palazzo Madama, e allora ci colleghiamo con Erika Agostini che è in compagnia di Vincenzo Danna. Sì, buongiorno, grazie senatore di essere il Buongiorno a lei. nostro ospite. Il senatore Vincenzo Danna, uno dei generali di Verdini, anzi forse il portavoce di Verdini. E numeri sempre più determinanti per Matteo Renzi. Siete più, vi definite più i responsabili per Matteo Renzi oppure i trasformisti? Perché questo vi stanno dicendo. Nell'uno e nell'altro, noi siamo un gruppo parlamentare che si richiama ai valori della liberal democrazia. In questo momento siamo tra le file della minoranza, anche se abbiamo sostenuto per nostro convincimento le riforme costituzionali e sosterremo, come è capitato altre volte, tutti quei provvedimenti che tendono all'ammodernamento dello Stato, al taglio delle dissipazioni del denaro e a edificare uno Stato che sia più confacente alla modernità e ai tempi. Senta, lei litigò un anno fa con Berlusconi che voleva fare il patto del Nazareno ed era fortemente contrario a questo, era fortemente contrario a Renzi. Ora invece è passato dalla parte di Renzi. Che cosa le dà a Renzi, a parte aver avuto delle presidenze di commissione in Senato? Insomma, che cosa vi convince di Renzi? È lui che è di centrodestra o siete voi che vi siete spostati a sinistra? Innanzitutto non abbiamo avuto commissioni, devo correggerla, ma delle vicepresidenze che ci toccavano, essendo noi uno dei gruppi presenti in Senato. Quindi non c'è stato alcun baratto e alcuna pattuizione. Per quanto concerne le mie contestazioni, erano di duplice entità. Una per la gestione interna del partito, che Berlusconi aveva messo in mano alle sue badanti, e si comportava non più da leader ma da satrapo. E per quanto riguarda il patto del Nazareno, noi contestavamo che questo patto non era stato né reso noto, né discusso, né condiviso da tutto il gruppo parlamentare. Per ciò che concerne poi l'essenza delle riforme costituzionali, ho mantenuto in aula un atteggiamento di critica e di perplessità, anche se sono state corrette con il voto popolare delle elezioni dei senatori, uno dei due punti di critica. Perché il primo era che in una democrazia gli eletti devono essere scelti dal popolo e non da meccanismi surrettizi. Il secondo era che abolendo una delle due Camere per abolire il bicameralismo perfetto e quindi la perdita di tempo nella elaborazione delle leggi, bisognava inserire un altro elemento di contrappeso che era l'elezione diretta del capo dello Stato. Vabbè, però ormai sono passate le riforme costituzionali, si vedrà il referendum, voi sarete sostenitori del sì, Sì. alle riforme. Che cosa sta succedendo? Cioè, dove andrete? Entrerete con Renzi? L'Italicum non ve lo permette? Cioè, dovreste Guardi, essere annessi da Renzi, ma facciamo. Renzi non vi vuole, la sinistra del Partito Democratico dice che siete antropologicamente diversi e impresentabili. Beh, guardi, io rispondo prima alla domanda, noi dove andiamo? Tenga conto che tutto il panorama politico è in grande sconvolgimento. Il centrodestra, che era stato costruito intorno a Berlusconi, si ritrova come leader Salvini, che è l'esatto opposto della rivoluzione liberale. Il centrosinistra, non in maniera così eclatante, comincia ad avere anch'esso una modificazione e credo che Renzi sia l'espressione di questa modificazione, perché il Presidente del Consiglio si rende conto che o cambiamo l'organizzazione dello Stato, tagliamo le sacche di burocrazia inefficiente, gli sprechi e gli sperperi dello Stato pauperistico, assistenziale o clientelare, o non andiamo avanti. Tenga conto che questo tipo di Stato è stato governato con la leva della spesa e del debito pubblico,
cosa che l'Europa non ci concede più di poter fare, e quindi diventa uno stato di necessità andare verso politiche più liberali, dove criteri come la produttività, il merito, l'efficienza, la qualità dei servizi siano il discrimine. Per quanto riguarda invece della nostra impresentabilità, non voglio farne neanche un caso personale, io non ho mai avuto niente a che vedere con la giustizia, ma vede, la sinistra mantiene il vecchio vizio di criminalizzare gli altri e invocare per sé una diversità, diciamo, ontologica, etica, che alla prova dei fatti non esiste. Ho già richiamato in altre interviste il concetto di Hegel. Nello Stato di diritto la morale risiede nella legge. Chiunque è candidabile, è eleggibile e presentabile, perché altrimenti noi eleviamo il calcolo degli interessi o delle considerazioni morali, che sono cose diverse dall'etica pubblica, di alcuni soggetti, e li eleviamo a etica pubblica. Che noi si sia impresentabili lo siamo quando lo può essere Bersani o quando lo può essere Gotor, perché io potrei rimproverare sulla base della mia morale personale una impresentabilità, ma non conta quello che io penso. Nello Stato di diritto conta la legge, che all'interno della legge ha tutti i requisiti morali. Senta, si voterà, andiamo alle amministrative, lei in campagna ha già sostenuto De Luca, quindi ha già votato per il PD, e alle prossime amministrative voterete ancora per il PD? Guardi, io sono stato un po' l'antesignano del processo che poi si è sviluppato in sede nazionale, ed è un processo che tende innanzitutto a contestare, all'epoca quando eravamo ancora in Forza Italia, questo metodo di gestione che poi sta portando allo sfaldamento, se non alla distruzione, di Forza Italia. Contestavo una gestione oligarchica che era quella di Caldoro e della ristretta cerchia che faceva capo a Francesca Pascale, perché la ritenevo non conforme alle necessità di un partito così grande. Per quanto riguarda poi De Luca, io ho preferito De Luca a Caldoro per il piglio caratteriale, almeno per il programma, per questa voglia di voler interpretare il cambiamento. Devo dire che fino ad oggi non ho visto granché, perché credo che soprattutto in sanità, che è il campo nel quale ho competenza tecnica, non vedo la rivoluzione copernicana, ma credo più che ci sia, una circunnavigazione intorno al manuale Cencelli. Noi aspettiamo le primarie del PD, interloquiamo con il partito e non con le singole persone. Lo sa che nel PD succederà un caos perché voi andrete a votare per le primarie? No, ma se dobbiamo disturbare le coscienze di qualcuno ci possiamo anche astenere dal farlo. Noi non abbiamo tutta questa voglia di contribuire alla scelta di un candidato. Certo, non possiamo fare le belle di notte, perché di notte ci si chiede i voti e di mattina ci si inventa questa stupida storia dell'impresentabilità. Senta, quindi Renzi dovrà scegliere o voi o cambiare l'Italicum? Se l'Italicum resta così com'è, noi come polo dei moderati, perché questo è il nostro obiettivo politico di fondo, ci presenteremo come tali al corpo elettorale. Ed è chiaro che andremo a raccogliere tra le file dell'opposizione il numero di seggi che ci verrà assegnato dal consenso elettorale. Se questo dovesse essere, e poi la partita si giocherebbe al ballottaggio, è chiaro che se non c'è un'intesa prima che sia rispettosa anche delle nostre esigenze, troveremo una qualche difficoltà a fare il tifo e a dare i voti a Renzi e non a Grillo o a Salvini. Senta, lei si fida di Renzi che alla fine non vi mollerà? Guardi, in politica ci si fida di quello che si vede, perché i fatti sono opinioni testarde.
Noi chiederemo la modifica dell'Italicum con il passaggio del premio di maggioranza alle coalizioni, perché è più rispettoso politicamente ed è anche più redditizio per coloro che vogliono collaborare a rendere vincente la leadership di Renzi. Se questo non dovesse essere, è chiaro che non faremo i donatori di sangue per nessuno. Senta, voterete la stepchild adoption? La votiamo se viene scritto meglio l'articolo 3 e l'articolo 5. Noi siamo a favore sia dell'adozione del figliastro, sia a favore del garantire e riconoscere i diritti civili alle coppie omosessuali. Ma vogliamo una trascrizione non ambigua della legge, molto chiara, che impedisca quel barbarico strumento di sfruttamento della donna che è l'utero in affitto. Senta, Bisceglie c'è un abbandono del PDL e di Forza Italia in massa a favore del PD. Questi spostamenti così forti, insomma grossi, sì, significano che Renzi sta snaturando il PD, oppure che Renzi è l'unico uomo che può assicurare... Beh, al letto del trasformismo di convenienza che c'è sempre stato da Agostino De Pretis in poi, c'è, come le dicevo prima, questa valanga, questo deterioramento del partito berlusconiano. E credo che Renzi, per come si pone, per quello che propone, quando sposa tesi che erano cari a noi, attira ovviamente le simpatie e il consenso di questo ceto politico. Ma Berlusconi, secondo lei, non lo sta contrastando abbastanza Renzi? Guardi, Berlusconi è uno che non ha eredi, è come la regina Elisabetta, insomma, porterà Forza Italia con sé nella tomba tra 100 anni. E ha capito che non può più vincere, perché per un fatto anagrafico, perché sussistono ancora i suoi impedimenti, vuol rifare un piccolo partito ancora più leaderistico, se è possibile, riproponendosi con la veste candida di una compagine completamente rinnovata. Più gente va via, più lui è soddisfatto. Senta, senatore, siamo in chiusura, le chiedo solo una cosa. Quel gesto sessista fatto alla senatrice Lezzi del Movimento 5 Stelle, di cui lei è stato protagonista, le ha chiesto scusa poi alla fine? No, perché noi abbiamo dimostrato in una conferenza stampa, acquisendo i filmati delle telecamere segrete del Senato, che la senatrice Lezzi aveva esattamente fatto il gesto che io le rimproveravo. Per il presidente Grasso non è stato così, però dobbiamo restituire la linea allo studio. La ringraziamo di essere stato ospite di Renews 24 e noi da Caserta vi ridiamo la linea allo studio.